Benvenuti alla decima puntata, caspita, decima puntata dell'ennesima puntata in beta dell'Androidcast. Siamo in beta perché abbiamo Alessandro collegato via tablet con il nuovo Google Plus Mobile. Eccolo. Ciao a tutti, in diretta dal mio Transformers. Stiamo provando questo nuovo giusto oggi e abbiamo deciso di fare questo esperimento insieme a voi per vedere come funziona. E attualmente direi che se la cava. Ovviamente chi registra e chi fa tutto è il PC desktop, il mio funziona soltanto da webcam, diciamo, però sarà cava egregiamente, l'audio è buono, il video non è male, vedremo poi il risultato finale. Esatto, sì. Quindi, ritornati a noi, ritornati dopo la pausa estiva e dopo la pausa in cui non si parlava più dell'ultimo capitolo della trilogia sulla personalizzazione. Concludiamo, come tutte le trilogie che concludono col terzo episodio, non che se ne fanno 4 o 5 anche dopo. Quindi, argomento personalizzazione, ultimo episodio, custom ROM. Versione smartphone. Quindi parliamo in generale di quello che un pochettino si è già parlato le volte scorse, cambiare la faccia al telefono in qualche modo e cambiare soprattutto cosa ci sta dietro. Giusto? Giustissimo. Diciamo che la custom ROM è l'ennesima potenza della personalizzazione di un dispositivo Android, che già di personalizzazione dal lato suo ne ha veramente tanta. E come funziona? Diciamo che praticamente altro non è che la rielaborazione del codice della ROM originale con l'inserimento di alcuni programmi, alcuni script, alcune funzioni che ne dovrebbero migliorare l'utilizzo all'utente finale. Diciamo che di custom ROM ce ne sono infinite per qualsiasi dispositivo, perché ormai ogni dispositivo ha la sua piccola community che nel bene o nel male si adopera per lo sviluppo di custom ROM. Ce ne sono alcune che di diritto si sono ritagliate una fettina di storia del campo Android, che sono sicuramente la Challenger e la MIUI. Sono diciamo le due ROM che probabilmente hanno più aggiornamenti e più sviluppi alle spalle e hanno accanto loro differenze sostanziali rispetto alle altre custom ROM. Quali sono? Beh, diciamo che le custom ROM classiche per gli smartphone hanno tutte quante come base una ROM ufficiale o una ROM leaked rilasciate dal produttore stesso del telefono, che vengono rielaborate, modificate e rilasciate per poter essere installate da chi si occupa dello sviluppo. La Challenger e la MIUI invece non rispecchiano questo standard, diciamo, ma partono da un altro tipo di sviluppo. La Challenger è basata direttamente sul codice sorgente Android, quindi non arriva direttamente dal produttore del telefono, ma parte, dicevamo, da questo codice e si adatta di volta in volta ai vari dispositivi. Stessa cosa è per la MIUI, diciamo che vanno un po' su un binario parallelo, infatti usano praticamente su tutti i telefoni gli stessi kernel e hanno gli stessi driver, quindi grosso modo diciamo che sono abbastanza vicine come sviluppo e hanno delle performance che probabilmente nessun'altra ROM riesce ad eguagliare adesso come adesso. Sul blog ho fatto una guida recentemente per l'installazione della Challenger sul Galaxy S e devo dire che io di ROM mi capita di flasharne anche 3 o 4 al giorno giusto per il gusto di provarle, ma quando poi arriva sera alla fine torno sempre alla mia cara Challenger perché è proprio è imbattibile. Dall'altro lato ricordiamo che c'è stato l'articolo di controparte sulla MIUI da parte di Andrea, che ci ha raccontato su quello che è anche in modalità sperimentale per il Desire S, che non è supportato ufficialmente. E, per cui, nel senso, abbiamo praticamente vi ha raccontato vita, morte e miracoli di quello che si può ricavare da tutte le varie ROM che si possono trovare in giro per la rete. Le principali le abbiamo raccontate.
E di per sé, come dire, altro poco da dire, cioè, nel senso, abbiamo snocciolato tutto, sbaglio? Nel senso. Il principio è quello, diciamo. I filoni sono due, quelle che si basano sul codice sorgente e quelle che si basano sulle ROM liquide del produttore. Parlando di MIUI, ultimamente ha avuto un grandissimo successo, Ah, sì. da molto tempo ha un grande successo e un grande seguito. Ultimamente ha avuto un boom particolare, tanto da arrivare ad avere addirittura un dispositivo legato alla sua community. Il Mi One, cioè il primo telefono che è dotato ufficialmente di custom ROM, e Sì, voglio stavo per dire, dimenticare. Infatti. il mondo degli sviluppatori è veramente una grande conquista. Io mi ricordo ai tempi in cui avevo appena preso Liquid, che la MIUI stava muovendo i suoi primi passi e si cominciava a vedere i primi video su YouTube. Era impressionante vedere la velocità di esecuzione delle semplici operazioni come schiacciare un tasto sulla tastiera. Ha una velocità di esecuzione impressionante e ha, diciamo, il grande vantaggio di avere. E quindi niente, dicevamo, ha fatto dei passi da gigante e li continua a fare la MIUI, come da resto la Challenger. Tant'è che la MIUI ottiene puntualmente una volta a settimana un aggiornamento ufficiale. Il venerdì è il giorno di aggiornamento e non si scappa. La Challenger, nella sua versione Nightly Blue Wind, arriva ad avere un aggiornamento al giorno, che voglio dire, è una cosa che nessun altro sviluppatore, nessun altro team di sviluppatori è in grado di fare. Ha avuto una pausa nello sviluppo recentemente a causa di un attacco al server dove vengono archiviati i repository del kernel. Ha ricominciato a svilupparsi adesso e i file sono stati trasferiti da un'altra parte per permettere a tutti di poter continuare a operare. Però la community è incredibile. Ovunque andiate, se cercate nei vari forum, se avete in mano un dispositivo che ha avuto un minimo di successo, ha la sua versione della ROM Challenger a disposizione, come ha la sua versione di MIUI, che sia una versione ufficiale, che sia un porting o che sia soltanto la voglia di qualcuno di vedere questa roba sul proprio dispositivo. Pensare, a proposito di Changen, rientra nelle custom ROM anche di dispositivi non, come dire, non di successo, pensando all'Advent Vega e all'HP Touchpad, il fatto che esistano le ROM per loro. Ed è incredibile pensare allo sviluppo che è riuscito ad avere sulla capita touchpad nell'arco di una settimana. Si è passati da non avere il touchscreen funzionante ad avere addirittura l'accelerazione hardware che va. Esatto. Incredibile, ma questo fa capire la capacità delle persone che ci lavorano e la voglia di arrivare a un risultato vero. Soprattutto alla faccia di quello che sono gli aggiornamenti lato produttori, tutto Sì. questo. Cioè, noi vi stiamo raccontando le custom ROM realizzate da sviluppatori, ma sviluppatori che sono utenti prima di tutto, non sono gente che ci guadagna dietro, loro vanno attraverso donazioni. Cioè, se voi andate sul sito di Changer o di MIUI, c'è un bellissimo tasto con scritto Donate. Dateci 2 lire e noi andiamo avanti. E proprio su questo ricordiamo che sono entrambe praticamente basate su Android Gingerbread 2.3.5. Tutti i dispositivi che montano la Challenger o la MIUI stanno utilizzando il codice Android 2.3.5 e ufficialmente un telefono ha 2.3.5, Sì. Sì, tutti gli altri no. appunto. Quindi è il miglior modo per stare più aggiornati possibilmente con l'ultima versione di Android, a differenza di quello che vi potrebbero proporre i produttori stessi. Non perché è un consiglio di andare a smontarvi il telefono, ma è soprattutto un consiglio per stare al passo con 1.000 funzioni che vi si possono dare. Immaginate anche solamente avere Google Talk su un dispositivo che ha ancora in realtà al rilascio Froyo. Immagino l'Optimus Dual che sta ancora aspettando il Gingerbread a confronto. Sì, assolutamente. Quindi avevamo ancora da dirvi tante cose e soprattutto
La cosa che vi chiedo in conclusione, che vi chiediamo tutti e due in conclusione, relativamente a questa trilogia, è che se ci sono domande o cose, vi di esprimere, perché è un argomento caldo e soprattutto c'è sempre bisogno di un attimo di scambio con la comunità riguardo a quello che possono essere gli interessi di quello che riguarda la personalizzazione, di cui Android è pane quotidiano praticamente. E di cui molto spesso vi offriamo articoli a riguardo, le recenti guide, gli editoriali e quant'altro. Per cui stimoli da parte vostra, cerchiamo di, come dire, di aspettare, noi cerchiamo sempre di proporvi qualcosa di nuovo. Assolutamente, dal canto mio sapete che ormai chi ci segue sa almeno che al momento ho un Galaxy S e il Transformer con il quale mi diletto, l'Ideos che tra poco tornerò a fare recensione di una cassa ROM che sto provando e qualsiasi richiesta è sempre ben accetta, come ho fatto con l'host USB del Transformer e come faccio sempre quando ho la possibilità, basta chiedere se ho il materiale a disposizione, sono ben disposto ad adoperarmi per tutti, quindi non c'è problema. Ok, detto ciò, vi rimandiamo per l'ennesima volta al blog, soprattutto per leggere tutto quello che è rimasto fra le righe, e poi alla prossima puntata. Un saluto. Ciao. Ciao ciao.